Benvenuti a una nuova puntata del Salotto di Vicinanza. Quest'oggi dedicheremo la puntata all'universo della donna, alla donna, alla sua bellezza. E lo faremo in compagnia di Michele Spezzacatena. Salve a tutti. E Antonio Carmine Napolitano. Buonasera a tutti. Bene, iniziamo già col partire tu, cosa sei, cosa fai? Ci diamo del tu, Michele. Spogliamoci certo, certo, del tu. E... Sei qui perché tu sei un make-up artist. Sì, sono un make-up artist. Mi occupo di, di quello che è il make-up, quindi di quello che è la, la bellezza femminile. E, mh, lavoro in, in tante, tanti settori che spaziano comunque dalla moda al wedding, quindi dal, dal privato al, al pubblico. Mi occupo anche di alcuni progetti no profit per quanto riguarda alcuni reparti di... Oncologia donne, mi dici? Sì, donne in uh, reparti di oncologia, quindi che non si sentono più belle come una volta e uh, col mio piccolo cerco un attimino di dare qualche consiglio di bellezza per farle sentire come un tempo. Questo è sostanzialmente quello che faccio. Invece il nostro Antonio, Antonio Carmine Napolitano, è uno stylist. Uno stylist, perfetto. Io mi occupo quindi di tutta quella che copre l'immagine di una donna ma anche degli uomini e mi occupo principalmente dell'abbigliamento, ma seguo anche la parte di comunicazione, o sia a livello comunicazione che può essere di una persona ma anche di, di un'azienda. Il mio focus è appunto eh, nell'immagine di una donna, di come valorizzare il suo corpo, la sua essenza, ma anche la parte più diciamo che va al di là dell'estetica, la parte più caratteriale, come sentirsi più confident con il proprio corpo, con, con, con il proprio estro, con la propria, la propria creatività, la propria, la propria essenza. Quindi quello che va a abbracciare non solo l'immagine estetica esteriore, ma anche quello che possiamo avere diciamo, dentro. Ecco, e per l'appunto uh, siete qui non a caso. Domani è eh, la giornata contro la violenza sulle donne, diciamo no alla violenza sulle donne, e eh, l'essere donna, eh, avere la forza di una donna, a mio modesto parere dipende anche da come si ci sente. Quindi valorizzarsi, eh, penso che voi siate d'accordo con me, dà comunque uno sprint in più, una sicurezza in più alla donna. Perché eh, Michele mi ricolgo un po'. Per quanto riguarda il make-up, per quanto riguarda il look, io penso che eh, una donna eh, truccandosi eh, esprima quello che in realtà è interiormente, quindi tutto quello che ha, tutto lo stato d'animo, tutto quello che vuole comunicare al mondo, da un semplice stai lontano ad un avvicinami. Um, e spesso invece questo viene diciamo um, distorto, distorto una visione un po distorta. esatto dalle persone che guardano comunque queste, queste donne. Magari un rossetto rosso una donna lo mette per essere sicura di sé, per sentirsi sicura. Quindi sostanzialmente solo ed esclusivamente per un aspetto psicologico, magari anche inconscio. E magari viene il buzzurro di turno che per lui quel rosso significa provocazione, significa saltami addosso. E questo capita anche nell'abbigliamento, giusto Antonio? Infatti, penso che è un abbigliamento sì. più audace un. Uh, i Higgins, vietati, non vietati, <ride> abbiamo visto i vari risvolti di questo famoso capo, no? Sì, io partirei dal presupposto che la cosa più importante è sentirsi bene con se stessi, ovviamente questo deve, ci deve essere diciamo, un limite di decenza. Hai preso un esempio, diciamo, lampante, quello di, di questi leggings. fatidici leggings che le donne oggi amano usare, perché è comunque un capo molto comodo, molto versatile. Sì, si può, può usare con tacco, senza tacco. Senza tacco, o... ma anche magari può essere sotto, sotto una gonna, anche sotto uno shorts. Bisogna anche saperlo indossare, su questo non, uh, non, non c'è dubbio. Il eh, mio parere però è che eh, bisogna prima di tutto essere a con se stessi. Quindi anche quello è una cosa molto fondamentale. Ovviamente io come consulente d'immagine um, se, mi sento nel, nel dovere di dire a una mia cliente che se indossa una 50 o una 52 <ride> il leggings deve essere usato con una certa accortezza, non può essere magari... Deve ne... fungere magari da calza sotto... Sì, anzi magari può essere un elemento che le dà vantaggio andando a coprire quelle, delle, quelle parti un po' più anestetiche, magari una gamba un po' più larga, un leggings un po' più contenitivo può diventare... Un anche di supporto, sì. esatto. Più che magari ecco messo da solo con una maximaia, io lo consiglierei di più a una ragazza giovane, a una ragazza con un fisico tonico, con magari che fa palestra. Mentre una donna anche di una, di una certa età, il leggings secondo me deve essere usato come altri capi di abbigliamento. Devono essere usati se tu lo senti, ma con le dovute attenzioni. Ecco le dovute precauzioni. <ride> Io volevo aggiungere una cosa che penso che Antonio condivida con me. Eh, comunque l'essere truccate magari abbondantemente oppure magari indossare una minigonna più corta di quello che è, sono i canoni che questa, che questa comunità ha creato non, autor non autorizza nessuno ad abusare di queste persone perché questo non significa che se una donna mette una gonna e un rossetto un po' più vivace um, sia una ragazza facile oppure che non possa andare per strada per paura di essere violentata per paura di persone stupide uh, che tendono ad insultare con commenti anche Poco, poco pesanti, poco. diciamo, eh, che non si adattano né ad una donna, ma non si adatterebbero a nessuna circostanza, per quello che penso io, penso che Antonio la pensi come me, sì, no. tu da donna credo che la pensi sì. Io sono per l'essere truccata, per volermi vestire come voglio, nel senso che non mi faccio problemi a mettere il jeans stretto, magari con la camicia dentro e poter magari portarla un po' sbottonata e camminare, però non voglio assolutamente che mi sia di, venga detto uh, sei facile, sei provocatrice, sei... Infatti, Io sto bene con me dei stessa per che esempio. Comunque non bisogna utilizzare... Uh, no. Come abbiamo detto, siamo in democrazia, ognuno vuole, vuole quello che vuole. Vuole quello che vuole. Certo, non è che poi i giudizi, molto spesso qui nel nostro salotto abbiamo parlato e siamo arrivati sempre a una conclusione. È vero l'uomo, è vero i commenti dell'uomo, però spesso la violenza più grande la fa la donna nei confronti di un'altra un donna. donna. È la, quella è la violenza, quindi no alla violenza sulle donne. Tutti quanti pensano all'uomo che violenta la donna? No, la violenza Ci sono molte sulle donne forme di violenza quel, non solo fisica, sì, non ma, solo anche psicologica, psicologica. ma anche psicologica. È proprio quella che è molto devastante, eh, spesso proviene proprio dalle donne. Quindi noi donne, sì, è vero, no violenza. Ma iniziamo già da noi a non violentare con questa, con psicologicamente. questa competizione perenne. Sì, sì, Ma basta vedere anche magari in un liceo, in una scuola tra le ragazzine. Magari il bullismo, il ragazzine. bullismo tra le ragazzine e nasce proprio da questo: da una ragazzina che magari eh, non si sente proprio a, a, a proprio agio col suo corpo, perché magari. O ha uno sviluppo più lento, oppure le altre ragazzine già vanno in giro truccate mentre lei magari i genitori non lo permettono e anche lì è una violenza psicologica che le, tra virgolette amiche, compagni di classe le fanno, che quindi poi che viene vessata in una certa età 15, 14, 15 anni certo. è un'età critica e già lì poi si hanno dei risvolti Oggi per il futuro anche molto prima purtroppo, sì. a volte succedono queste cose sì, vengono beh. vessate fin che dai poi, 10 anni uh, tu che sei make up artist no? mm, prima parlavamo le ragazzine, 12 anni, 13 anni truccatissime sì. Poi però c'è il risvolto della medaglia, le settantenni truccatissime. Uguali alle di 12 anni. anni. Cos'è questa confusione allora, dei trucchi? Eh? Allora <ride> spiegacelo anche a casa, sì. darci qualche dritta. Sì, 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 io l'ho spiegato tante volte. Allora a prescindere, io penso che sia una cosa uh, inconscia e psicologica. Um, se noi guardiamo le ragazzine, uh, i primi colori che iniziano a mettere sono ad esempio uh, degli ombretti verdi, degli ombretti turchesi uh, con dei rossetti, magari fucsia, dei gloss fucsia, uh, perché vogliono imitare quello che sono praticamente le Barbie, i cartoni animati che loro guardano, sì. le principesse, quando poi. Eh, 70 arriviamo anni. ad un'età, diciamo, non più eh, giovanile, non più florida, dove comunque una donna si trasforma in una signora di una certa età dove dovrebbe adottare, a mio parere, uno stile magari un po' più sobrio, eh, inconsciamente non accetta più la sua età e quindi tende a ritornare indietro con gli anni facendo le stesse cose che faceva da ragazzina, quindi applicando degli ombretti verdi, celesti, turchesi, con questi rossetti molto accesi, con questi fard. Io penso che sia dato da questo. E quindi è tutta psicologia alla Sì, fine. è tutta psicologia. Le piccole vogliono diventare grandi, mentre le grandi, grandi vogliono, vogliono, vogliono ritornare piccole. piccole. Io vi interrompo un attimo perché vi faccio vedere certo. una clip molto interessante. Perché parleremo di eliminazione dei peli e poi discuteremo anche su questo aspetto. Perfetto. A voi, eccoci tornati in studio. Abbiamo visto la clip sul pelo e su come va eliminato il pelo. E uh, discutevamo, discutevamo di, di una cosa. Ultimamente sta girando di nuovo la moda del pelo. Su Facebook ho notato questo. Torniamo allo stato naturale. Prima che parlate voi lo dico io per favore a tutte le donne, fatevi peli, <ride> soprattutto in estate fatelo per voi per sentirvi meglio, fatelo per igiene e fatelo anche per i vostri uomini, vi prego! Ma anche per chi guarda, sostanzialmente non è il loro uomo, almeno per un attimo di decenza. Penso che il pelo non sia proprio, proprio sexy, eh, no? Allora, <ride> su, una donna, su una donna no, però negli anni Ottanta c'era questa, questa grande moda di, di portare anche le gambe pelose, le yep. ascelle pelose. Yep. <t 'en> Lo so che può essere, oggi per la nostra società magari è un tabù, però se per... Anni Ottanta, no, io vedo le foto della mia mamma sempre senza peli. No, cioè, erano cinquanta. Cioè, ci sono, ci sono dei, dei filoni anche proprio estetici che appunto, come dicevi tu prima, eh, richiamano a questa naturalezza del, del nostro corpo. C'è cioè, a chi piace e, e a chi non piace. Ma io la personalmente... donna non può essere veloce! <ride> <se ride> Guarda, io uh, da Mica up artist ti dico che per quanto riguarda le tendenze, eh, almeno... I peli, parliamo del viso, quindi per quanto riguarda le sopracciglia c'è stata un'evoluzione dagli anni 10 ad oggi, da quando le eliminavano totalmente, da Mina che le rasavano, e invece oggi noi abbiamo una sopracciglia molto folta, però ben definita e delineata, però folta, non più quelle a dali di gabbiano sottilissime non le abbiamo. C'è da dire anche che... Uh, in un determinato periodo storico c'è stata una donna che con la sua sopracciglia e con i suoi baffetti ha fatto storia. Sì, Un'artista Frida Kahlo che ha fatto storia. Per quanto riguarda poi uh, la moda, Antonio è molto più competente di me. Per quanto riguarda anche Baffuta, Frida Kahlo, mi diciamo, è piaciuta. Atteniamoci a questi detti, però, come dicevo prima, è comunque una tendenza. Secondo me, le tendenze sono passeggere. Speriamo ce la passi presto. e... <ride> eh. Però, come dicevo prima, c'è a chi piace. Ritornando alla nostra, la base del nostro discorso, quindi quello psicologico del piacersi e del piacere, eh. io personalmente non lo consiglierei ad una donna che comunque ambisce a piacere agli altri, però uh, sono anche di dare il parere che se una, una donna, una ragazza, si piace magari anche un, un pochino, diciamo... Col pelo. Più. <ride> no, Ma dipende eh, se, da se dal pelo, più, magari... Più non... vissuta, vabbè, ci sono anche... Diverse tipologie di, di cerette, di metodi, eh, c'è il io laser. Dire, ragazzi, vi garantisco che quest'anno a mare ne vedremo delle belle, perché sì. da come è preso piede questa moda, uh -huh. quest'anno a mare vedremo tutte... E io perciò non scimille. vado a mare, io sono l'unica persona al mondo che non va al mare, perché così non vedo scempi, ecco. quindi non vado al mare. Però comunque come dicevamo ci sono molte... Cioè, tecniche... Per il mare però allora, non mi piace... Non mi piace il senso del salato addosso, ah, ecco. non preferisco... Irrita di... la pelle, sì. Irrita secca. la pelle, secca sole, la pelle, il sole ti brucia, invecchia. vecchia. voglio diventare vecchia me... ma voglio andare a mare. Io voglio, voglio, voglio essere seresta. giovane sempre. Oddio. Andare a mare. Per l'uomo guarda io... Il pelo all'uomo ce lo vedo, se non è troppo villoso, Cluso. se non ha la schiena soprattutto troppo dipilata, uh, l'uomo con un po' di pelo, col giusto ci pelo, sta. con un giusto, una giusta barba, senza sopracciglia dalle di Gabbiano, quindi con una bella sopracciglia magari da uomo, un po' più folta, secondo me ci sta, ci sta tutta proprio. Da make-up artist, l'uomo quanto si è avvicinato ai trucchi? L'uomo si è avvicinato al trucco tantissimo, no? se prendiamo le, le ultime statistiche in, in, in profumeria entrano più uomini che, che donne. donne, le linee cosmetiche stanno producendo praticamente solo prodotti per, per uomini, siamo arrivati a produrre matite per uomo, fondotinta per uomo, ciprie per uomo, terre per uomo. Differenza dalla matita per uomo e donna, scusate interrompete. Sostanzialmente l'uomo gli... deve leggere che è per uomo. È una cosa solo psicologica, perché il, la la cosmetica, è la sì, la cosmetica no. sì, per quanto riguarda la crema invece è un po' diversa, perché sì. la, la pelle maschile è diversa dalla pelle femminile e quindi lì c'è eh, comunque una differenza. Per quanto riguarda il mascara, la terra, cioè addirittura Jean-Paul Gautier eh, so, è stato l'unico. Uh, ha lanciato la prima linea di trucco maschile che prevedeva terre, terre liquide, matite, mascara uh, e si è formata proprio una tendenza, quella dell'uomo metrosexuale Che magari poi a Un uomo un più. po' più androgeno, che oggi comunque è una. Anche se lo guardiamo nei talk show televisivi, nelle passerelle di moda, l'uomo è sempre curato, è sempre senza peli, barba perfetta, capelli perfetti. Cura molto di più l'abbigliamento rispetto al. Al, al passato e quindi c'è questa piccola mescolanza tra ehm, l'essere eh, maschile, il maschio diciamo il maschio alfa, con una piccola componente femminile, quindi che gli va a dare quell'aspetto un pochino più androgeno. Mi viene in mente adesso, per esempio, l'esempio di un modello, eh, Lucky Blue Smith, che è uno dei modelli più quotati al momento sul mercato, che è, è molto molto androgeno. Ma stessa cosa si può anche vedere, per esempio, nelle ragazze. Ci sono Riconducendo al discorso che faceva Michele, Jean-Paul Gauthier ha lanciato una delle modelle più androgine Guinness, che è, vestiva proprio con uh, abiti da uomo sì. e sfilava in passerelle maschili. Con, uh, Quindi title. diciamo che è un po' una cosa più culturale e sociale che oggi queste due figure, soprattutto nel mondo uh, della moda, un pochino Hanno avuto si, una, mescolano, si mescolano, si uniscono. Però l'importante è comunque che eh, ci sono delle, di, delle linee di demarcazione che separano diciamo, anche l'uomo dalla, dalla donna e secondo me queste vanno comunque rispettate, però prese in piccole dosi, eh, quindi quello che può essere curare l'aspetto fisico, curare lo skincare, curare come diciamo prima i peli superflui, può essere d'aiuto sia per l'uomo che per la donna. Penso che oggi sia superato il tabù che una cosa è solo per la donna, per la donna o, e per o solamente per, per l'uomo. Eh, bene, um, oltretutto um, sempre parlando della donna, del suo truccarsi, del suo vedersi bella, uh, molto spesso però capita che magari chi fa anche il tuo mestiere tende a truccare fin troppo una donna, cambiarne proprio l'aspetto originario. E questo si nota anche guardando qualche foto. Ci sono casi in cui tu dopo anni uh, o anche dopo qualche mese rivedi una foto scattata, e, e non riconosci la persona che c'è dentro. Perché si incappa in questo? Guarda, Perché? si incappa in questo per un semplice motivo. Perché oggigiorno eh, non tutti hanno oh, l'umiltà di continuare la loro formazione. Cioè, nel senso, se noi prendiamo un truccatore che ha fatto scuola negli anni 70-80, dove eh, se noi prendiamo un attimino di storia di moda e del costume, ma anche di make-up... La donna era sempre uguale, i capelli erano sempre uguali e anche il viso tendeva ad essere sempre uguale. Lì sono nate proprio le correzioni viso, il vero e proprio contouring che poi oggi si è evoluto. Quindi tendevano a fare tutte le donne uguali. La televisione era diversa, le luci erano diverse, le camere erano diverse, non c'era l'HD, quindi tendevano comunque a marcare molto molto di più il viso. Tendevano la donna che magari era un po' più paffuta, siccome magari eh, negli anni 30 andava una donna molto molto magra, allora tendevano a eh, scarnire, scarnire molto di più col trucco. Eh, e quindi truccatori che, che, vengono, che provengono da vecchie scuole e che non hanno avuto l'umiltà. La passione o la voglia di aggiornarsi con le nuove tendenze in moda, ovviamente, sono rimasti a quello che è la correzione del viso e portare tutta la donna uguale. Per quanto riguarda me e il mio lavoro, io penso invece che oh, quando io o alle altre persone guardano una donna, devono dire Che bella donna e non come sei truccata bene. Penso che questo eh sia infatti, il complimento è più bello. Il... Questo è che il si frusco. possa ricevere, non che... trasformare la donna no, ma, ma valorizzare e risaltarla, e questo è anche un compito dell'abbigliamento. Dell sì. eh, come parlavamo io prima, io volevo un attimo ricollegare al discorso di Michele e volevo aggiungere che, al di là che è giusto che un professionista oggi si aggiorni, però, molte volte si trovano anche delle clienti che eh, vogliono raggiungere la perfezione beh, più beh. assoluta, anche perché la nostra società moderna ci ha portato a degli standard, a dei canoni che sono molto, molto alti. Io questo lo vedo anche appunto nell'abbigliamento, quindi di voler imitare magari una star, un vip, dove purtroppo... Mm, A volte ci sono dei limiti. Ci sono, di, ci sono questi limiti, i limiti possono essere corretti e non bisogna appunto quindi esagerare. Io quando comunque una, una cliente mi chiede di, di valorizzare il suo guardaroba, di valorizzarne il corpo, cerco appunto di valorizzare la materia che è lei prima di andare comunque a cercare questa forma di, di perfezione assoluta, che purtroppo non esiste non e esiste, non esisterà mai una perfezione, una perfezione assoluta. Però sai Antonio qual è il problema? Molto spesso, anche quando una donna si reca in un negozio, eh, capita che... Eh, e lo stesso ha detto alla vendita che magari la fa incappare in errore, perché pur di, vendere, pur, di vendere. pur di vendere gli dice che magari un vestito le dona tantissimo. Poi magari è talmente aderente che si vede il rotolo. troppo no? alla base del nostro lavoro, che sia stylist, che sia capaci, C'è una competenza e se... Beh, deve una formazione. Competenza e soprattutto sì. onestà. onestà. Infatti io, io era questo che cercavo di, di, dire, di dire prima, che appunto eh, bisogna valorizzare la donna senza cercare questi parametri di perfezione che purtroppo sono a volte eh, irraggiungibili, la perfezione è, dentro, è già dentro, dentro di noi. Prima di passare al prossimo argomento, noi qui abbiamo vari spazi come vi ho anticipato prima, adesso vedremo la nostra Antonella che eh, per l'occasione ha dipinto, ma ha dipinto su una torta, quindi vediamo questa clip. Abbiamo visto la nostra Antonella che ha dipinto una torta. Dipingere, eh, Michele, io vedo un'assonanza un con te perché alla fine tu cosa fai quando trucchi? Dipingi su una tela che non è una tela tradizionale, ma il volto è, diventa la tua tela, no? Sì, sostanzialmente è molto simile come, come cosa. Siamo due, definiamoci artisti, permettiamoci di definirci due artisti, semplicemente usiamo uh, dei, dei prodotti e delle tele, chiamiamole tele completamente diverse. E abbiamo visto un, uh, un bel esempio floreale, io eh, ti dico la verità, avevo visto del, del cake design, ma lì è molto molto bello quello che ho visto. E, e non ti nascondo, magari mi, mi può anche trarre qualche ispirazione per qualche trucco futuro. Il trucco va fatto in base all'abito, in base all'incarnato di una persona? Di solito. Uh... Si usa ancora abbinare trucco, parrucco, borsetta, scarpetta? Allora. Questo te lo lascio dire a lui dopo. Per quanto riguarda il trucco, eh, io ti dico: noi di solito si lavora in team, quindi comunque c'è un truccatore, c'è uno stylist, si decide il look da dare alla modella e in quel momento. Per quanto riguarda quindi, se una modella è più strong un po' più forte, indossa borchie, oppure magari indossa un abito da sera un pochino più aggressivo, è normale che il make up artist non le farà un trucco bohemie, eh, senza un non lo so, un, con, con un rosa Oppure un trucco leggero, ma magari tenderà a enfatizzare quello che è l'abito. Um... Antonio, trucco parrucco, vesti e borsette, tutto insieme? Diciamo che alla base ci deve essere un'idea, un concetto, un legante. L'importante è valorizzare appunto il, i colori della donna, magari i suoi colori naturali dei capelli, degli occhi. Quindi si studia, come diceva prima Michele, queste varie professioni che si incontrano su un set. Uno stylist, un make-up artist, un art director. Si studia insieme eh, un'immagine totale che possa al meglio rappresentare l'idea, il concetto, valorizzando quello che è poi eh, la nostra tela, riconducendoci al discorso, al discorso di prima. Molte donne questo non lo possono fare perché diciamo non vantano un entourage di make-up artist, stylist, eh artisti. Quando parliamo della donna, <ride> mio, la donna di tutti i giorni, il mio insomma. consiglio è sì, abbinare, però con moderazione: nel senso. Se mi faccio, Michele suggeriva un trucco con il rosa Magari mettere anche l'abito rosa Un accessorio con il rosa È un po', è un la po troppo per, La mattina un per andare in ufficio Facciamo questo esempio Partiamo dal trucco o dal, dall'abbigliamento? Dall'abbigliamento e poi passiamo a te Allora Dipende dove la lavori, dall'ufficio Facciamo che lavora, non so Dietro allo sportello della posta Vabbè, Vabbè. Facciamo così Ok io... Cartellina gialla mi viene in mente la, <ride> la posta. posta soprattutto anche tovaglia blu. La posta <ride> Pt. ci siamo allora tacco. Ci sta perché la donna dovrebbe essere. È comodo andare. perché tacco comunque comodo. Si, va, si va al lavoro. Taille. Secondo me per il lavoro uh, c'è una sola parola che può descrivere camicia, bene. Taille. No, deve essere un abbigliamento decoroso per il lavoro che, che, uno, fa. che uno fa. Perché comunque uno al lavoro però rappresenta... Diciamo ha a che fare col pubblico, quindi, quindi sì. una bella camicia. Ci sta benissimo, ma anche una longhet, quindi una gonna con una calza non, magari non nuda, ma non dico coprente, però magari un colore un po' più scuro, una camicetta anche sblusata, nella gonna, una, una giacca comoda, capelli. Io non, per il lavoro non consiglio mai un'acconciatura mol, molto elaborata, anche perché durante il giorno una donna fa lavori dinamici, quindi si sposta, si muove, magari dopo il lavoro prendere i bambini a scuola, portarli alle attività pomeridiane. Quindi io consiglio sempre un abbigliamento di giorno molto comodo e versatile. Un trucchetto può essere magari mettere una giacca un pochino più elegante nella, in, in auto così se si dovesse presentare un'occasione diciamo un, un pochino più elegante un attimo appena finito bollo, oh, si, oh. Può, si può smorzare e... ma nel tragitto che fa mettiamo che va a piedi sì. ok <ride> quindi deve mettere le scarpe abbiamo detto il tacco la borsa mo si deve preoccupare ogni mattina? Cioè la borsa Messi. del lavoro e la borsa privata, credo. Diciamo no? la privata, quella Beh, del voi... lavoro lavora alla posta, c'è tutto nel suo manietto, nel suo coso, quindi non deve portare la borsa da lavoro, ma la sua borsetta con il portafogli, il cellulare. E le sigarette. E le sigarette, sì. Però anche se siamo contro il fumo. Tu sì, io no. Però <ride> non fa niente. Sì, non, non bisogna fumare perché fa male. Però io sono una fumatrice. e sì, invecchia ma... la pelle invecchia la pelle. Perciò E vado al mare e invecchia la pelle. Eh, ma tesoro, è normale. Quindi sì. sappiate da casa che uh, io mi vedete così, ma ho 15 anni in meno. è perché <ride> fumo e perché vado esatto? Al mare. Mi vedete così, ma io invece ho 15 anni in più perché non fumo, non vado al mare e faccio una vita regolare. Ce l'hai in più, però? Ho molti anni in più rispetto a quelli che dimostro. <ride> ok, Credo. sei sicuro? Credo proprio di sì. <ride> dicevamo c'è quest sì, ecco, questa ossessione sì è stata la parola proprio più adatta per voi la borsa è un'ossessione un sono rarissimi i casi di donne che non portano una borsa che sia la maxi bag le ma che cosa dove le metti la devi portare per forza eh, sì ci, ci, ci può stare diciamo è, più, è proprio un'ossessione un passione per quanto riguarda il giorno io consiglio una borsa molto ampia capiente anche se non, non c'è bisogno che ve lo consiglio perché siete già eh. Senza ben fornite, ben fornite, fornite da, bossoni, sole, ecco. e io ho visto, potrei consigliare per la questione di borse e scarpe, che ci sono delle scarpe molto comode che si ripiegano su se stesse, delle ballerine o anche delle sneakers, da poter mettere in queste borse molto grandi, quindi se vi trovate la mattina... Ma il colore della borsa va con le scarpe, va col pantalone, va col, col trencio, va, va con... Col... Allora, una regola non esiste, perché essendo esatto. una materia creativa, il nostro estro si dice che una regola di base non c'è. Come suggerimento io posso suggerirvi di abbinare gli accessori tra di loro, perché se iniziamo ad abbinare l'abito, la, questo fatidico abito rosa, la scarpa rosa, la borsa rosa, gli accessori rosa, diventa esagiato. In se invece smorziamo i toni e quindi magari all'abito rosa. All rosa gli mettiamo una scarpa neutra che può essere un cammello, uno punto cammello e la borsa di un colore... Un pochino, non so, un sabbiato, sempre. Quindi mantenerci sul tenue, non fare esatto. la persona monocolore. No, eh. no, l'abbinamento va fatto comunque con gusto, secondo il nostro gusto, con una certa, diciamo, un'educazione che poi si, si, si anche si assume con, uh, con il tempo. Però il mio consiglio è abbinate gli accessori tra di loro. Quindi, magari abbinate la borsa alla scarpa, al bracciale, alla collana, se vi piace, anche chi sono già delle pariure abbinate ma non magari a, agli abiti così avete sicuramente un tono smorzato che vi crea anche più, più personalità le adolescenti come si conciano oggi? Eh, questo è un discorso culturale. È un problema. È un problema, è un problema, un problema qui davvero. secondo me ritorniamo sul discorso al di là dell'etica. Si dell è perso il gusto. Che cosa si è Io perso? penso che sia un discorso sociale e culturale della nostra società. Come diceva prima Michele. È una società senza gusto. È la ragazzina che insegue la donna adulta, volendola emulare quindi sentendosi più donna di quello che è, e viceversa la donna, diciamo un po' più adulta, con un bagaglio culturale magari anche diverso che cerca di ripescare appunto questa adolescenza magari Perdute, anche persa, andata. anche andata e quindi c'è un po' questo, mm. uh, come dire, questo misunderstanding tra le ragazzine che magari io vedo delle ragazzine che sono anche un po' troppo procaci e magari una donna Cioè ma si è perso proprio il gusto ultimamente, magliette dallo strano alle... non si possono guardare e Però stai giudicando una cosa che non puoi fare perché comunque... Stiamo parlando di creatività, di libertà di espressione, tu ora stai dicendo senza gusto. Io sono contrario a questa e affermazione. Sarai però piuttosto. Non ma... Io sono contrario anche al senza gusto quando uno si parla dell'uomo con la pochette, rilacciandoci prima al discorso della borsa. Eh. L'uomo con la pochette non può guardare. Esce, tu però esci anche con quella un uomo, è, ma anche quella è un masso. È una tendenza comunque sì. che diventa prima però moda non e poi diventa sociale non e culturale. però. Sì, ragione, Io sono d'accordo non... sul parere che ci deve essere comunque un certo decoro. Sì, un sì. decoro, ma un gusto per qualsiasi. Di... anche a qualsiasi, a qualsiasi età. Però purtroppo non esiste una, una formula per il buon gusto, quindi ci dobbiamo attenere al buon gusto di, di ognuno di, di noi. A <ride> buon senso di ognuno. <ride> di buon senso soprattutto delle madri, perché spesso c'è competizione tra la madre e, e la, la figlia, a chi si consua più ridicola diciamo ecco. la e cosa ne esce fuori? o un circo a casa perché a, poi ha giudicato il padre anche lui eccolo qua è, no è sicuramente <ride> uscirà un circo sicuramente il padre proprio quello sarà il primo ad uscire di casa per, per non vederle Dai. sicuramente sicuramente ma dipende sempre dal, dal, dal proprio... da come si sono conciate quella mattina <ride> Perché magari la mamma si è svegliata eccentrica, la figlia si è svegliata isterica, eccentrica, nervosa, che vuole fare un po' di discussioni con la mamma e vediamo che volano boa, lustrini, paillette e tutto. Ok, la via è un carnavallo: eh? esatto, <ride> e altro argomento a tempo credo molto sentito è la sposa. L'universo ah. della sposa: la ci sposa sarebbe che... molto, ci sarebbe molto, ma partiamo dall'ABC: l'ABC molto semplice, un incarnato che deve essere naturale e coprente, ma non una maschera di cera, oh, uno. Ecco. Uh, io lascerei le labbra leggermente nude, ma non nude senza nulla, con un colore tenue e naturale. Ovviamente, per quanto riguarda il discorso occhi, la sposa di un tempo, quindi pochissimo truccato, solo con un velo di rimmel e un velo di matita. Eh, non c'è sempre, sempre, magari se una donna è abituata a truccarsi tutti i giorni molto forte per quel giorno del matrimonio esigerà sicuramente un trucco leggermente più calcato. In quel caso si troverà un compromesso ovviamente su quello che è la sposa e su quello che è il make-up eh, di quel giorno. Su quello anche che è l'abito, magari su un abito romantico, la sposa non è che può farsi uno smooky, eh, eh. magari argento e oro e eh, no, dove vai, figlia mia? Abbiniamo <ride> sempre il discorso, come ti abbiamo detto: di... mi è capitato una sposa che voleva uno smooky: eh, Verde tiffany mi sono tranquillamente rifiutato perché se tu mh, ti affidi ad un truccatore ti affidi oltretutto anche al mio gusto e alla mia professionalità io da professionista ti consiglio un'altra cosa se tu non vuoi ascoltare i consigli ci sono altre tante persone che possono fare quello che tu comandi di fare eh, perché come dicevamo prima eh, essere professionali, amare il proprio lavoro io, anche mm... nel fatto che si danno buoni consigli anche per nel a esatto. volte dire perché, no. eh, anche dire no io ho detto tanto. Perché poi ne va, no. ne va anche la tua immagine. Io ho detto vedere no. una bella sposa, vedere una bella modella truccata in un certo modo e sapere che è bella perché l'ha resa ancora più bella, ti fa vanto anche a, Guarda, te. a me quando mi A secondare no. la cliente No. E, e poi venire. Trovare il giusto compromesso, sì. Ma uh, se una cliente vuole una cosa che non le sta bene, uh, a discapito magari nostro. Uh, io dico no, io ho sempre detto no, da quando ho iniziato, i miei maestri mi hanno imposto proprio di dire: ne vale della vostra professionalità, della vostra figura e della vostra credibilità. Quindi un professionista che vi asseconda in tutto e che non vi dà nessun consiglio e non mette niente di, di suo, secondo me, non può essere considerato un professionista, Beh. ma un operaio, eh. un operaio. Tanto, uh, un operaio, tu mi dici cosa fai, io te lo faccio, punto. Sì, certo, dove è finita la bene. mia abilità, dove è finita la mia creatività, la mia bravura, il mio, chiamiamolo estro tra virgolette, la mia professionalità, dove, dove sono? Non ci sono, sono un automa che fa quello che tu mi comandi. Allora, bene, eh, abbiamo parlato della semplicità, quindi esaltiamo anche la semplicità nel truccare, nel rendere appunto non una maschera, ma eh, renderle belle. e eh, Trovo spunto per rilanciarvi la prossima clip che è sulla cucina, non mi dire cosa senti. Io la... cucino. Oh, bene. E anche io. lui, perché comunque abbiamo vissuto per anni da, da soli. soli, quindi Infatti, cucinare è, è d'obbligo. Giro. Però noi vi proponiamo una ricetta un po' datata e anche abbastanza semplice da fare, ma gustosissima, che è la zuppa di patate porcini... E castagne per restare in tema autunnale. A Perfetto. voi la clip. e mentre andava la nostra clip sulla cucina, abbiamo fatto del caffè offerto gentilmente da non solo caffè Saviano. Grazie, prego. Da buona padrona di casa. Grazie. Quali Grazie complimenti Michele. E ragazzi, prima di salutarci eh, abbiamo parlato di autunno anche nella clip. Infatti ricordo questa sera da Cerere Bacco eh, c'è anche buono. questo. Ah bene, mi faccio rispettare. Da, da napoletano che sono bevo caffè, un buon caffè. Ricordava agli amici a casa, per chi vuole ci sono queste serate Autumn in Jazz da Cerere Bacco. Autunno mode, tendenze, colori dell'autunno. Allora, per quanto riguarda il make up molto semplice, ovviamente mh, va molto di moda a BB cream, quindi invece del fondotinta una BB cream. Sopracciglia come abbiamo detto, folte ma molto delineate, eh, riempite, quindi senza spazi vuoti. E va un rossetto uh, nei colori del Borgogna, quindi parliamo di un Bordeaux molto, molto scuro, che poi sicuramente si allacceranno a quelli che sono i capi di questa stagione. Antonio, I capi, credo. Antonio? Infatti, per quanto riguarda l'abbigliamento, anche io consiglierei un abbigliamento con dei colori molto tenui, safari, terra che si abbinano bene, anche i consigli che ci ha dato Michele per il trucco. E una cosa molto importante per quest'inverno, invece, sono i volumi che per le, le, le tendenze della, della nuova stagione si sono fatti ancora più ampi, quindi maxi pull, maxi maglia, i maglioncini con le trecce larghe, quindi dei volumi un pochino meno aderenti, che poi in inverno sono anche un po' diciamo, più, più morbidi, comodi, più, più consoni. Uh, in ultima analisi, abbiamo parlato della donna, della sua bellezza, mi dite per voi qual è il concetto di bellezza? Antonio, parto da te. Come ho cercato diciamo, prima di, di spiegare con più parole, adesso lo sintetizzerei dicendo che per me la bellezza è piacersi. Quando una persona si piace, si accetta per quello che è, per quello che rappresenta, secondo me il 90% del lavoro con gli altri è fatto, anche se comunque è naturale che ognuno di noi cerca la perfezione negli occhi degli altri, però io il consiglio che do sempre a tutte le mie clienti o anche che sento prima di una sfilata è quello di, di piacersi. Se c'è l'autostima che uno ha di sé, secondo me è quello il segreto per, per piacere anche agli altri. Michele? e io penso che il concetto di bellezza sia molto molto ampio da esprimere penso che almeno 15.000 puntate per, per esprimerlo però credo che uh, la bellezza è nei, non è negli occhi di chi guarda ma è negli occhi di chi si, si guarda. guarda perché quando io mi guardo allo specchio e mi vedo bello che sia un uomo, che sia una donna allora ho la capacità di affrontare tutte le sfide della giornata, del, tutte le sfide che mi capiteranno in, in quel momento, in quella giornata e mh, posso andare avanti. Se invece già dal mattino mi guardo, mi vedo brutto, affronterò la giornata in modo molto diverso. Invece guardandomi e sentendomi io in primis bello o bella in caso femminile, questo mi darà la forza proprio per andare avanti e affrontare chiunque si metta sulla mia strada. Michele, io ti ringrazio, Antonio ti ringrazio, siete stati gentilissimi e simpaticissimi, uh, complimenti ad entrambi, e vi auguro un futuro roseo, per <ride> sì. rimanere in tema come il <ride> rosa. Io nel frattempo eh, un piccolo appunto, domani abbiamo già detto è la è giornata contro la violenza sulle donne, ecco non ricordiamolo solo domani ma ricordiamolo 365 giorni all'anno perché la donna vive tutto l'anno, non solo domani. Con questo vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Vi consiglio di andare sulla nostra pagina Facebook Il Salotto di Vicinanza, su YouTube dove troverete eh, le nostre puntate, le nostre clip. E vi aspetto un abbraccio e un bacio. Ciao!